questa è un'idea che mettete in campo prima voi come città di Maddaloni per quanto riguarda i comuni della Campania? Per la prima volta dopo non so quanti anni Maddaloni arriva prima in positivo in qualcosa. Beh, cioè, speriamo che l'iniziativa, come io mi auguro, sia confortata dal successo. Si tratta di un'iniziativa messa in piedi da una start-up sarda, a testimonianza che a volte dalle parti più disagiate del paese vengono le idee più brillanti. Si tratta di un'operazione che tende a rimettere in circolo grosse somme dei cittadini che pagano tributi, a cui vengono restituite delle somme da impiegare sul territorio. Quindi un forte impulso all'economia locale e mi auguro anche un monito a coloro che sono evasori seriali a mettersi in regola, nella consapevolezza che con questo meccanismo ci sarà la possibilità di recuperare quello che viene versato. È un modo anche per sensibilizzare i cittadini rispetto ad un utilizzo virtuoso del rapporto con la pubblica amministrazione, rispetto al tema dei rifiuti, che è un tema di assoluta e stringente attualità, quanto mai attuale nella nostra città, dove comportamenti poco virtuosi sono molto diffusi. Io mi auguro che questa iniziativa sia confortata dal successo, che serva anche a farci superare una difficoltà, quella del momento, che vede tante famiglie in affanno, e che ci consenta anche di raggiungere due obiettivi fondamentali: il primo, di ridurre l'evasione dei tributi; il secondo, di recuperare in termini anche di efficienza e di efficacia della nostra politica sui rifiuti, e con un innalzamento della percentuale della raccolta differenziata. Oggi avviene la sottoscrizione del protocollo d'intesa con il comune di Maddaloni, che, ci tengo a sottolinearlo, è stato il primo comune della Campania ad attivare un processo virtuoso che consente ai cittadini di raggiungere un obiettivo di miglioramento di qualità ambientale e ai cittadini e alle imprese di ottenere il rimborso del 100% della Tari sulla base di alcuni parametri comportamentali, ma insomma comunque attiva un processo virtuoso che consente di incrementare l'economia del territorio raggiungendo degli obiettivi di miglioramento ambientale. Funzionerà in maniera molto semplice: in effetti noi restituiremo il 100% della Tari a cittadini e imprese che l'anno precedente prima di tutto hanno pagato la Tari, e quindi chiaramente, perché in questo caso azzeriamo quello che è il tributo. In secondo luogo dovranno attenersi a quelle che sono le indicazioni del comune di riferimento sul corretto conferimento dei rifiuti, quindi se c'è la differenziata fatta in una certa maniera, eccetera, non prendere multe di carattere ambientale per abbandono di rifiuti piuttosto che per non corretto conferimento. Questi sono gli unici tre parametri ai quali si devono attenere. Noi apriamo un conto, versiamo poi con cadenza o mensile o trimestrale, ci metteremo d'accordo con il comune, la quota Tari, quindi la renderemo poi disponibile, e la quota Tari verrà rispesa all'interno del territorio. Questo perché l'obiettivo è creare un modello di economia a chilometro zero per far crescere le aziende del territorio, che hanno già sicuramente sofferto in questi ultimi due anni, poi in particolare in quest'ultimo anno e mezzo, di un crollo dell'economia, e quindi l'obiettivo è quello di riportare anche sull'economia del territorio. E quindi, diciamo, in dettaglio significa semplicemente apriremo le carte e i conti, e una volta aperte le carte e i conti potranno essere spesi dai vari soggetti nelle aziende del territorio. Un po' come funziona con la banca, naturalmente con delle modalità un po' differenti, perché noi per esempio vincoliamo la spesa sul territorio, quindi non, se si andrà al di fuori del territorio la funzionalità della carta si disattiverà e si riattiverà una volta che rientrerà nel territorio di Maddaloni, perché il territorio di Maddaloni è quello che si sta spendendo per migliorare la propria qualità dell'ambiente. Quindi non vogliamo regalare la premialità, la ricchezza del territorio di Maddaloni ad altri che magari non lo meritano. Parliamo delle premialità: dove potranno essere utilizzati questi soldi? In dei punti vendita stabiliti dal comune, in qualsiasi punto vendita della città? Come funzionerà? Visto che sono tutti utenti, o siamo tutti utenti Tari, diciamo in linea generale, potrà essere spesa presso tutte le attività del territorio che naturalmente decidono di recuperare la Tari e quindi di ottenere il rimborso della Tari. A questi apriremo un conto, daremo anche un POS digitale nelle attività, nelle partite IVA.
tutta questa attività non ha costi, l'unico costo che sarà sostenuto da chi riceve la Tari sarà la commissione di transazione, che è quella di un qualunque circuito di moneta elettronica tipo un Visa, un Mastercard, un American Express, e quindi ci sarà una commissione di transazione che, diciamo, già è all'incirca del 3%, significa un po' come dire, invece che ricevere il 100% della Tari è come se ne avessi ricevuto il 97%. Il meccanismo è semplice, è rivolto a tutti gli utenti iscritti al ruolo Tari, sia domestici che non domestici, e devono avere due condizioni. La prima è essere in regola col pagamento della Tari dell'anno precedente, e questo ci aiuterà a recuperare l'evasione. La seconda è essere corretti nella differenziata, e questo ci aiuterà a migliorare la qualità della raccolta. Se ci sono questi due elementi, a ogni utenza domestica Remunero consegnerà una card sulla quale accrediterà l'importo del ruolo Tari complessivo dell'anno in rate di dodicesimi, che potrà essere speso presso utenze commerciali del territorio, e questo quindi in un senso di economia circolare per favorire anche quella che è l'attività commerciale della città di Maddaloni. Questo è in molta sintesi come funziona il progetto, e quindi per questi motivi il progetto ci ha convinto. Le penalità non ci sono fondamentalmente, ripeto, bisogna essere in regola con il pagamento della Tari, quindi se sono un evasore della Tari non ho il requisito per, e non devo aver avuto multe per non corretta raccolta differenziata. I due requisiti sono questi. Se ho questi due requisiti, la Remunero mi dà questa card con il meccanismo che ti dicevo prima. Abbiamo firmato il protocollo d'intesa tra il Comune di Maddaloni e la società Remunero per un'iniziativa virtuosa per i cittadini di Maddaloni, che faranno bene la differenziata e che riceveranno una card da poter spendere sul territorio con i soggetti, gli esercenti che fanno parte dell'iniziativa e aderiscono a questa iniziativa. Ci sono dei concetti che abbiamo spiegato nel corso della manifestazione, sarà dato un indirizzo con tutta una serie di iniziative dove il cittadino può seguire questa situazione. È una cosa che Remunero fa qui con la città di Maddaloni, è la prima città in Campania, e noi siamo contentissimi di questa iniziativa.